Certo che i rapporti tra genitori e figli sono sempre un gran macello. E allora uno pensa, magari quando hai i figli piccoli, dice, adesso cresceranno, le cose migliorano, ma che? Ma anche da figlio, tu pensi, dici, vabbè, a un certo punto ci si capirà con i genitori, invece ti ritrovi sempre nelle stesse situazioni. E allora sento tanta gente che viene qui nel mio studio in psicoterapia o mi chiede di aiutarli in un percorso di coaching online, eccetera, ha problemi con i propri genitori. È vero che i genitori fanno venire l'ansia ai figli, i figli fanno venire l'ansia ai genitori, ma insomma, cosa si deve fare per gestirsi i genitori? Sia che siano genitori giovani e oppure che siano genitori anziani, ti ritrovi a volte in delle situazioni che non sai bene come prendere, perché magari tuo padre, tua madre insistono su determinati aspetti, continuano a trattarti come fossi un ragazzino, eh. Poi in Italia i genitori un po' sono esperti di quest'arte della deresponsabilizzazione dei figli. Continuare a fare troppo il genitore non aiuta i figli a crescere. E a un certo punto io dico spesso: è vero che sono i genitori che educano i figli fino ad una certa età, ma poi da una certa età in poi sono i figli che dovrebbero educare i genitori in qualche modo. Sì, perché tu sei lì che ti aspetti che il genitore cambierà, ma questo non avverrà mai se a un certo punto tu non dai come figlio ai tuoi genitori un po' di sane frustrazioni, un po' di sane delusioni. Perché? Perché questo facilita il processo di individuazione, cioè il tuo diventare individuo, quindi non più un ragazzino, figlio e basta dei tuoi genitori, ma uomo o donna, essere umano. E invece tu guardati in giro, ci sono tante situazioni in cui uno si sposa, mette su famiglia, e che fa? Va a vivere nella stessa casa dei genitori, non sopra, sotto, ma addirittura nella stessa abitazione. Quindi chiaramente questo diventa una situazione disfunzionale, una situazione che può sfociare in un qualcosa di tragico da un punto di vista psicologico e relazionale. Ecco, nel mio libro, l'ultimo che ho scritto, Anziano Problem, c'è proprio un capitolo che è la seconda. Che è la prima A del metodo CASA per superare l'ansia e il panico, che riguarda le alleanze. Le alleanze sia con il tuo psicologo, ma con le persone intorno a te, quindi anche con la tua famiglia di origine, per riuscire a superare ansia e panico. E do alcuni suggerimenti che possono essere utili per riuscire ad avere un rapporto migliore con i genitori. Oggi qui te ne voglio riassumere tre. Primo consiglio che voglio darti per avere un rapporto migliore con i tuoi è quello di non cercare di cambiarli, ma di accettarli. Che, detta così, è facile, in realtà è una roba difficilissima, perché non accetterò mai che mio padre si rivolga a me in quel modo o che non mi manifesta il suo affetto. Ok, ma se riesci ad accettarlo, probabilmente qualcosa cambia nella relazione. Se invece stai tutta la vita a darti lì di testa su quel problema, non fai altro che continuare a stare all'interno della relazione con i tuoi genitori. Di fatto anche il conflitto è una forma di relazione. Mentre litighi con paparino tuo, con mammetta tua, ti dimentichi di vivere la tua vita, di coltivare il tuo lavoro, i tuoi hobby, i tuoi interessi, le tue relazioni di coppia, di fare l'amore col tuo compagno, ok? Quindi accetta i tuoi genitori per quello che sono. E seconda cosa, evita di passare troppo tempo insieme a loro. Evita di passare troppo tempo insieme perché passarci troppo tempo insieme non fa altro che enfatizzare i problemi. Non è che quando sarai, grande adulto avrai risolto la relazione con i tuoi genitori, ci potrai vivere insieme. No, perché è una roba innaturale, quindi limita il tempo delle visite allo stretto indispensabile, a quello che è veramente piacevole per te. Terza cosa, metti dei confini, quindi per esempio se devi prendere delle decisioni, se devi scegliere il colore del divano, è inutile che vai a chiedere a tua madre, ok? Se devi cambiare casa, se devi cambiare città e tutto quanto, prendi le tue decisioni e solo successivamente comunicale
ai tuoi genitori. Ecco, sono queste piccole delusioni che servono per far maturare la relazione con tuo padre e con tua madre. E poi qui nel libro trovi altre indicazioni, ma non te lo voglio spoilerare più di tanto. Ricordati che nelle prossime domeniche faccio delle live proprio per parlare in maniera più approfondita di questi argomenti, quindi se ti va ci vediamo in live la domenica sera alle 21. E ti voglio salutare con una bella frasetta che dice: molti di noi diventano genitori prima di aver smesso di essere bambini, quindi cerchiamo di crescere tutti quanti un po' di più. Grazie e buona vita!